Segui il podcast di Easy Pharma, la migliore farmacia online, e scopri le cause, le patologie, le cure, i consigli medici dei nostri farmacisti. Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Giulia della Farmacia Longo. Oggi parliamo del consumo degli psicofarmaci. Iniziamo col dire cosa sono gli psicofarmaci. Il termine psicofarmaci indica una categoria di principi attivi che, agendo a livello del sistema nervoso centrale, stimola il rilascio di diversi tipi di neurotrasmettitori. Ma come vengono suddivisi gli psicofarmaci? Vengono suddivisi in quattro categorie principali: ansiolitici, antidepressivi, stabilizzatori dell'umore e antipsicotici. Di questo argomento ne ha parlato anche la trasmissione Porta a Porta su Rai 1, evidenziando che oltre 8 milioni di italiani usano psicofarmaci e il trend è in lenta e costante crescita. La Farmacia Longo di Roma ha ospitato una troupe della trasmissione nella propria sede di Piazza Vittorio. Perché vengono prescritti gli psicofarmaci? Il medico decide di prescrivere uno psicofarmaco quando ci sono alcuni tra gli stati patologici, come allucinazioni, depressione, attacchi di panico, stati d'ansia, disturbi del sonno, sbalzi d'umore e insonnia. Non esistono psicofarmaci più potenti, esistono psicofarmaci che hanno diversi meccanismi d'azione. Inibiscono selettivamente la ricaptazione della serotonina, incrementano l'azione inibitoria del GABA, ansiolitici per esempio a base di benzodiazepine, stimolano la secrezione di serotonina, noradrenalina e dopamina, come gli antidepressivi triciclici, determinano accumulo di serotonina, dopamina e noradrenalina attraverso l'inibizione degli enzimi monoamminossidasi, come gli antidepressivi anti-MAO, o bloccano la produzione di dopamina riducendo il numero dei recettori postsinaptici che ne sono sensibili, come gli antipsicotici. Ad oggi, tutti gli psicofarmaci prescritti sono considerati medicinali sicuri se assunti sotto controllo e indicazione medica. Con un'adeguata terapia consentono di ottenere l'effetto terapeutico senza causare effetti collaterali o dipendenza. Quali sono gli effetti collaterali principali? Molti dei potenziali effetti collaterali che possono essere causati dai vari psicofarmaci variano in base al principio attivo utilizzato, alla via di somministrazione e alla sensibilità dell'individuo nei confronti del farmaco stesso. Elenchiamo di seguito gli effetti collaterali provocati dalla maggior parte degli psicofarmaci: eccitabilità, ipotensione, nausea, psicosi, rabbia o sedazione. È possibile smettere di prendere psicofarmaci? Easypharma.it ti consiglia vivamente di consultare il proprio medico di fiducia prima di iniziare la sospensione di questi medicinali, che non andrebbe mai effettuata in maniera improvvisa e di propria iniziativa. Queste sostanze vanno sospese in modo graduale e sotto stretto controllo di uno specialista per evitare di avere seri effetti collaterali dovuti alla dipendenza che questi farmaci possono creare. È possibile acquistare psicofarmaci online? Assolutamente no. I psicofarmaci possono essere acquistati con prescrizione medica solamente in farmacia fisica. Sconsigliamo vivamente di acquistare online questa tipologia di farmaco. Seguite il consiglio del vostro farmacista di fiducia. Grazie per l'attenzione.